Salve ragazzi, sono Chiata e bentornati su The Binding of Isaac Antibird. In questo episodio voglio fare una run e la vorrei fare, se possibile, dov'è? Con il buon Kaino, che parte con il piede fortunato, ma che speriamo che ci porti veramente fortuna. Tra l'altro Kaino ha subito un bel nerf da... vabbè, per chi di voi giocava in vaniglia rispetto a Herbert. Prima Kaino aveva, cioè non Kaino, il piede fortunato ha subito un nerf, ma Kaino, visto che ci partiva, ha subito un nerf a sua volta. Una volta il piede fortunato, oltre a aumentare le chance nei giochi di fortuna, tipo slot machine e cose del genere, faceva in modo che tutte le pillole fossero positive. E vi rendete conto che questo era una figata pazzesca, perché avevi un personaggio che partiva con l'immunità alle pillole negative. E non è una cosa da poco. Ok, guarda il mondo bruciare, l'acciarino. Ok, tanto l'acciarino ogni tanto fa partire i nemici in fiamme. Non so quanto ci potrà essere utile, perché non so ogni quanto... ecco, ora lo è stato abbastanza utile. Piace. Vieni. Anche se non sono morti, considerate che abbiamo tolto un discreto quantitativo di vita. Che ci ha aiutato questo. Ah, è morto? Ok. Perfetto. Questa è fatta. Prima o poi troveremo anche la stanza. Eccola qua, infatti. Questa è fatta. E primo oggetto che ovviamente non c'era, che abbiamo sparato in colonia. Il Sad Bomb. Che quantomeno ci permettono qui. Il Sad Bomb, oltre a darci 5 bombe, quando spariamo, parte una raggiera di colpi, come avete appena visto. The Emperor. Modo veloce per arrivare al boss. Ci posso stare. Ok, ci avevo sperato. Visto che non tornerò. Ok. Di fatto sono rientrato di quello che avevo speso. Ok. Baby Bloom con i suoi fantastici amici. Come se fossimo full vita, perché abbiamo un mezzo cuore di fede, abbiamo perso metà della vita. No, mezzo cuore normale, voglio dire, abbiamo perso a metà della vita. A parte che quando si ha così poca vita, non è che ci sia tutta la differenza. Ok. Piace, venitece. Perfetto. E questo è andato. Aumento di vita, che male non ci fa. E si va nel prossimo piano, ovvero il Downpour. Perché l'idea sarebbe andare a affrontare il Witness. Downpour. Ok. Sì. Andiamo così. Ho usato subito The Emperor, perché tanto o me lo dimenticavo, o probabilmente in qualche modo avrei perso il... fa niente. Ok, ora fa. L'idea era di andarci armato dei miei cuori di fede. Per il patto. Come lo fa? E va bene, fa giù. Non hai tantissima vita tu, quindi bravo. Togli dalle scatole e lasciami andare avanti. Ancora aumento di vita. Vabbè, meglio di niente. Almeno mi sono tolto già il boss. Guardiamola in senso ottimistico. Non tanto di quello che ho perso, ma di quello che ho guadagnato. Ok.
Dai, qua tocchiamo domani, eh. Perfetto. Ora in teoria questo dovrebbe avere meno vita, perché abbiamo già sconfitto una volta. E infatti è andato giù. Full vita di nuovo per noi. E vediamo che riusciamo a combinare. Perfetto. Perfetto. Un corno, perché speravo di aver trovato abbastanza del power up, invece nada. Però ho trovato una seconda chiave, che male, non ci fa. Poi sono i simpaticoni. Olè, full vita di nuovo. E va bene. Alleluia. Ah, ma sono in fiamme! Meno male. Ecco, l'accendino ci aiuta parecchio contro quei cosi, perché eliminarli subito è veramente comodo. L'acqua santiera ci faccio poco, ma anche con il remoto detonator ci faccio poco. L'unica cosa però è che almeno mi ha dato 5 esplosivi. E anche il fatto di poter far detonare cose a distanza significa che è improbabile che manco i boss, se li voglio colpire con un esplosivo. Ora, si scende. E vediamo come ce la caviamo. Curse of the Maze. Non mi piace. Perfetto, mi sono tolto dalle scatole almeno un po' di questi. Ha potuto spiegare l'esplosivo e fa sta cosa, ma se la vi speed down, shot speed down, vabbè, se mi spona la gente proprio nel percorso che avevo deciso di prendere, c'è poco che posso fare. Olè, gli altri esplosivi, che sia mai che con il remoto di Donato rimaniamo a secco di esplosivi. Lì purtroppo non so come, cioè ho visto la roccia segnata, ma tanto se non lo posso raggiungere è abbastanza inutile. Sto iniziando a odiarli sti cosi, si è messo agli atti. No, ecco qui ci lascio le penne. Ti lascio venire veramente. Niente? A quanto pare niente. Ah, sono arrivato fino al boss. Grande. Sì, sono corso con la forza di un milione di sole in esplosione, perché no, era un champion. E non avevo visto il fattore champion. Ok, ribadisco, non ho consigliato il fattore champion. Aspetta, se è di quel colore forse mi dà un altro cuore? Sì, infatti. Nodo paro. Tanto ormai il patto lo vediamo col binocolo. Andiamo a cercare la stanza del power up. Con le batterie purtroppo ci faccio poco con questo oggetto. Perché sono abbastanza sicuro infatti che c'è stata la fregatura in questa stanza? Vieni. Esce. Olè. E immagino ci sia anche la seconda ondata, eh? No. Quasi onesti.
In effetti là potevo aspettare che bruciassero a dovere. Blancard. È figo per il futuro, quindi. Sarebbe un investimento se mi capitasse una buona carta. Certo, è un bel turno all'otto dire se mi capitasse una bella carta. Pezzo del coltello. Che vale, prendo danno. Mi picco. Dai. Tutto domani. Mi ha dato fastidio, c'è poco da fare. Allora, andiamo a affrontare il boss senza prendere niente di figo da poter usare, ma andiamo a affrontare il boss. Wormwood. Che mi preoccupa un po' perché Wormwood tende a farmi almeno un danno quando fa il giochetto. Non questo. Un danno me l'ha fatto. Ghiacce. Dai. Wormwood, bello. Seguimi, follow me. Tanto tu devi, ecco, questo. Ma non tanto questo di per sé, ma quando dopo questo esce da una. Perché non ho mai capito in base a quale criterio beccare a dove stare per arrivare. Si rifà. Curse of the Blind. Quindi non solo il danno, cioè essere morto. Ora non ho neanche più la Blank Card, che potrebbe essere un ottimo oggetto di partenza. Davvero ottimo. Poi certo dipende sempre dalle carte che trovavo, però. Vediamo. Vai, ok. Ole. Perfetto. Io sto aspettando con trepidazione il primo oggetto perché spesso e volentieri lì si innesca il tutto. Capire già che è impronta la partita. A parte lo aspetterò pure abbastanza perplesso, perché essendoci la K, dico, essendoci le Curse of the Blind, o dove andare la cieca. Lockizorn, no, niente trascendentale. Vabbè, l'occhio sorna cosa fa? Ogni tanto spareremo anche quelle lacrime. Widow. Ogni tanto spareremo anche quelle lacrime in tutte le direzioni. Quelle che avete visto sparare qualche volta già adesso. Vai. Perfetto. Yes. Bravissimo. E se va pure qua. E questo è andato. Senza colpo ferire. Un bel cuore di fede che ci sta sempre. Oggetto misterioso che è un HP up. E si va. C'è anche un'altra marea di piani, ma quello è un altro discorso. Che fatto sta che siamo nel Downpour. Oh. Ecco. E abbiamo sti nemici che io detesto, perché li detesto proprio tutto il mio cuore. Che riesco a trovare una maniera efficiente per sconfiggerli. Poi credo abbiano anche lacrime spettrali. Non so sicuro. Devo rivedere bene.
Bene, bene, bravo, incastrato qua. Poi se veramente da usare la copertura, attacchiamo domani. Vai, e 10. Olè. Tanto poi abbiamo nessuna particolare maledizione qua dentro. Esplosivo, va bene. E una marea di nemici. Tutti per noi, perché giustamente... Che poi potevo forse scamparmela così. Però prima non c'ho avuto la velocità di farlo. Vai, 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e ciak. Buono qua. E dai. Chiave, perfetto. Che era giusto quello che mi serviva per un power up che ancora non sta arrivando, ma che c'è per forza, quindi. Tanto sono molto comodi power up nel downpour, nel tutto il percorso alternativo, perché c'è sempre la doppia scelta. Quindi la possibilità di trovare almeno un oggetto decente dovrebbe in teoria essere doppia. Poi sicuramente qualcuno di voi mi tirerà fuori una motivazione statistica perché questo non è vero. Sono abbastanza convinto, ma globalmente parlando dovrebbe essere doppia. Vai. Perfetto. Perfetto, perfetto, perfetto. Fattene un po'. Eccellente. Ora. Beh. Mi stavo prendendo danno cercando di guadagnare vita. Tipico. Vabbè, all stack up. C'è poco da Capricorno. C'è poco da tergiversare su ste cose. Ok. Sono onestamente indeciso sul prendere o meno. Se entrare o meno nello shop. Dai. Quello fa. Uno. E vai. Bene. No, 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 facciamo domani. Ah, però sapete che in realtà Lokisorn per questi nemici qui è estremamente comodo. Non ci ho proprio pensato prima. Boss fight. Belzebub. Non è proprio Belzebub. Vabbè, non riesco a c'è un gioco di parola tra Belzebub e Cicciottello, Grassottello, vabbè. Vai. Vai. Va bene. Certo, mi hai lasciato una marea di roba appresso. Pillole. Però ci penso dopo, perché non vorrei che una di queste fosse un teleport. Rotten Baby, sì. Rotten Baby è una mano dal cielo. Coffee Top. Black Up. Just Down. Questo. Bombs are Ski. Con Bombsarski forse conviene andare a sprecarsela una chiave per entrare qua dentro. Fatemi fare due conti. Hive Mind potenzierebbe la moschina. Però ho abbastanza. No, non ci otterrò, non otterrò mai tutta la... tutti i soldi che mi servirebbero, quindi prendiamo questo. Hivemind sarebbe stato figo, ma non avrei mai ottenuto tutti i soldi necessari, quindi mi voglio starsi a fare tutti questi problemi. E si scende. Ho comunque ottenuto Rotten Baby, che con quella moschina così ci aiuta anche con le mosche dorate, quelle infami. Per chi non conoscesse come funziona Rotten Baby, il funzionamento è abbastanza semplice. Spona una singola mosca blu. Quando quella mosca blu è andata, ne spona un'altra. Olè. E sì, si sta rivelando impagabile contro l'infamata di sti cosi.
Olè. Va bene. Vogliamo un'occhiatina a quello che c'è qua dentro? Non credo, perché ho 4 centesimi. Rosicare pasta. Pezzo del coltello. Continuiamo a cercare. Olè. E olè. Nada? Va bene. È possibile che abbia sorpreso danno così, non lo so, però l'ho preso, quindi non deve starsi a pensare più tanto. Ok, eccellente. Tiro la forza sconosciuta? Range up. T'ho visto. Un po' tardi, ma t'ho visto. Solo che mi sono appena reso conto di aver fatto una cavolata enorme, perché ho utilizzato una delle due bombe che mi servivano per andare nelle miniere. In caso non dovessi trovare altre bombe, provo ad andare nello shop e sperare che lì ci sia tutto il necessario. Mi devo fare. Dai. Grazie. Tanto con una fortuna che inizia a essere così alta. A parte sono arrivate le bombe, ma vabbè. Con una fortuna che inizia a essere così alta, avere 3 di fortuna è abbastanza alto. Si attiva quasi sempre l'effetto di Rocky's Horn e quindi sparo quasi sempre in tutte le direzioni. Che è comodo, se ci pensate. Ah, sta uscendo al turno? Cuore marcio ci sta. Shield and Tears con questa rete di fuoco ci sta. Lo sconto. Adesso le mie lacrime proteggono dai colpi. Sarebbe un problema se non fosse che... se ne può occupare anche Rotten Baby del danno. Niente. Diamo un'occhiata qua. I saldi di Steam. Diciannove. Questo diventa in saldo a 3 e lo compro a 3. Eccellente. Ora inizia a farci una bella vita. Andiamo a affrontare il boss. Qui il patto lo vedo improbabile. Comunque non mi ricordo se ho spiegato cosa fa il cuore marcio. Il cuore marcio fin tanto che ce l'ho, ogni volta che pulisco una Wormwood, ogni volta che pulisco una stanza, mi dà 2 mosche, mi sembra. Non mi ricordo se era 1 o 2. Ma il discorso è presso a poco lo stesso, a prescindere dal numero. Ok. Perfetto. Come inizia a fare sto giochetto del cavolo, vi detesto. Qui devo capire se fa sempre lo stesso giro o no. Perché è quello che mi turba di sto boss. Allora, aumento di vita. Ci abbiamo anche questo simpaticissimo cuore di fede. E si scende senza pensieri. Dai. Ok, miniere 1. Ah, per chi se lo stesse chiedendo, io da quando ho preso le Shield and Tears sto sperimentando un decremento nel danno, perché le lacrime che si schiantano contro i proiettili nemici si annichiliscono contro di essi. Però vuol dire che ognuna di quelle lacrime sarebbe una lacrima che altrimenti... ognuno di quei proiettili è un proiettile che altrimenti probabilmente sarebbe venuto addosso a me, quindi non me ne sto a lamentare più tanto. Ole, chiave. Poi continuiamo. Comunque avere sta protezione a tutti e 4 i lati è veramente comodo. Non è andato. Eppure questo è andato probabilmente, sì. Olè. Poi. Beh. Ah, e nelle miniere quelli di fede sono sorvegliati, così vogliamo chiamarlo, da sti cosi.
perché mi ha colpito? Vabbè, ha preso il timing perfetto. Cuore immortale, questo è figo. Il cuore immortale invece cosa fa? Ogni qualvolta viene danneggiato, se riusciamo ad arrivare a fine stanza senza perderlo, si rigenera, come avete appena visto. Ok. Vai, piace. Olè. Dai. Allora, sto danno mi ha dato molto fastidio, ma ormai è successo. Poco da fa. E si è rigenerata la vita. Va bene, va bene, va bene. Di solito nelle miniere comunque è pieno di... Momento. Ok, è vuoto. Io cercavo dei nemici che non c'erano. Perfetto. Ok. Olè. Eppure qua va bene. Pezzo, secondo pezzo del coltello ottenuto. Che buono qua. Aspetta, sta volendo uno. Beh, sarebbe stato stupido non farlo visto che era gratis, eh. Mettiamo una chance di un patto, seppur di niente quasi. E continuiamo a cercare. Soprattutto a cercare la stanza del power up. Lo shop, beh, ormai non abbiamo tutti questi grandissimi soldi, però. Almeno per la stanza del power up, va bene. Diamo un'occhiata uguale. La cosa dell'amuleto della forza. Questo è figo. È figo, ma non so quanto possa essere utile. E poi tra l'altro mi ero anche dimenticato di aver i saldi di Steam e quindi di aver dimezzato il posto pieno di tutto. Vabbè. L'età. Shot speed up. Olè. Un altro shot speed up. Are you a wizard? Non che sia un problema. Rosario. Vabbè, siamo sinceri, meglio del fagiolo tutto. Quindi ho perso due cuori di fede che mi avrebbe potuto dare, ma il fagiolo comunque non l'avrei preso a prescindere. Ah, è vero! Mi ero dimenticato, ecco, are you a wizard? Allora, buono. Niente. Sto dicendo, me lo dimenticato con Aria Wizard e Loki Sorn. Sparavo comunque in tutte e quattro le direzioni. Certo, in diagonale, ma ci sparo tutte e quattro. Ok. Olè. Boss fight, dai. Gretilian. E sta una seccatura. Bene, piace. Gretiden purtroppo è una enemy rush. E quindi sta lì e si limita presso a poco a spawnare in roba e noi dobbiamo eliminarlo. Vabbè, ho qualcos'altro in più. Sto prendendo una marea di danni. E poi la maggior parte ora sono stati a catena, ma non sono stati neanche colpa mia. Quello è quello. Ok. Eccolo qua. Ecco le rotelle. Dai.
che è l'ultima ondata. No, manca ancora un'altra almeno. E vai. Andate giù. Questa è una marea di danni. Cioè, sto prendendo una marea di danni. Fosse finita. Aumento di vita e niente patto. Che fregatura. Ah, vero, è un piano XL. Non... mi era sfuggito sto dettaglio. Vai. Mi capitano due nemici rognosi tutti e due assieme. Non vi dico che bello. Quanto sia divertente sta cosa. Quando capita. Due boss rognosi. Perché non so neanche perché mi sto sbattendo quel tanto per attaccare in direzione giusta. Tanto seppure colpisco anche i lati, basta che mi metto allineato, posso continuare ad attaccare il boss mentre faccio queste cose. Vai. Vai. Ecco, questo è brutto. Perché fa cose infami come evocare cose, usare un po' di brimstone in faccia. Esattamente quello di cui stavo pensando, parlando. E è andato giù. La scatola. The World. Dai, il prossimo piano, questo è anche interessante. Poi. KPZ. Ok. Sempre per avere qualche mosca in più ogni volta. Tears up. E con questo invece sparo quasi sempre in tutte le direzioni. Va bene così. Ma andrebbe ancora meglio se riuscissi a riottenere qualche cosa di fede. Così. Più o meno uno, infatti. Si scende. Mi sorge il dubbio, ma l'ho preso il pezzo della... sì, ho preso il pezzo della... The World. Ho avuto un momento in cui non ero sicuro di aver preso o meno il pezzo del coltello. Visto che ultimamente l'ho dimenticato un paio di volte, quindi mi è presa un po' la fissa. Questo coltello. Allora, soldi. Vai. Andate giù. Ah, voi spawnate questi. Cosa non mai saputa. Olè. Onestamente non lo sapevo che spawnassero. Dai. Dai. Olè. Mettere l'esplosivo ci sta. Dai. Lacrime concussive. Ho questo che spariamo veramente in tutte le possibili direzioni adesso. Ci sta. Vai. Olè. BFF che ci sta pure. Ok. Qua. Eccellente. Qualcosa? Niente. Qualcosa di utile si intendeva. Ma che sia mai che poi io sia incompreso. Olè. Olè.
Ah, mausoleo 1 siamo, quindi ok. Lì c'è il boss. Se è mausoleo 1, quindi non ci può stare il pezzo del coltello. Tutto domani qua. Ma il pezzo del coltello deve stare nel mausoleo 2. Olè. No, no, no. Olè. Adesso. Ok. Mi sta veramente stressando sta run. Non so neanche il perché, eh. Range up. Ma mi sta stressando a bestia. Passate qua. Battery. Ma che bello. Olè. Questa è fatta, speriamo che non sia un boss troppo rognoso, ma tanto lo sarà. Visage. Anche perché questo insiste col voler attaccare il lato sbagliato, quindi... No, devi attaccare il cuore! Ma che cacchio! Mosche infami. Se colpisco un altro danno muoio. È uno dei effetti di... Infatti. È uno degli effetti negativi di avere il cuore marci. Vanno via con un solo attacco. Bene ragazzi, allora abbiamo perso con Kainor, che mi dispiace, però è ormai andata così. Ciao ciao.